Tutti ragazzi, ben ritrovati con Lord of the Fallen. Dunque, ho cambiato il colore dell'armatura, è nera e viola adesso, e la tinta è quella del guardiano. Poi ho controllato l'inventario di tutte le cose che avevamo preso, ma non so dove, secondo me è il boss che abbiamo fatto per ultimo, non ho idea, comunque devo andarci a vedere. Artiglio del guerriero. Cioè, non pensavo di averlo, l'ho trovato. Praticamente ci aumenta i danni fisici e la difesa dei danni fisici. Infatti, eccolo là, abbiamo attributi fisici 1004, che è difensivi. Poi abbiamo le resistenze, quello là, tutto quello in verde perché abbiamo qualcosa. Lì abbiamo l'anello, qui abbiamo la collana. Poi, altra cosa, la pelle che abbiamo preso dal boss, questa è la pelle del primo, diciamo, all'inizio del gioco. Vi ricordate all'inizio del gioco che c'era una porta in Umbral? Adesso noi ci andiamo e secondo me con questa si apre, quindi praticamente proprio all'inizio, dove abbiamo battuto il primo boss. Evolfro, che è qua. No, aspettate, non qua. Vabbè, tanto è uguale, dai. Tanto dobbiamo andare in ombra. Avevo che non il primo boss, quello del tutorial. Qua se non sbaglio. Eccola qua, questa porta qua. Usa pelle, vedo che vi ho detto io. La pelle scorticata, è qui. Abbiamo tutto l'armamentario del paladino oscuro. E adesso lo andiamo a vedere. Eccolo qua, 73, 64, quindi 146, alla fine, cioè, non è manco tutta questa grande potenza. Prendo 5, però farla all'inizio era tanta roba la paladina. 136 al massimo, volendo potrei mettergli l'elmo proprio, perché da 64 a 73. Ecco qua, al massimo proprio vogliamo mettercelo. Ecco qua, lo lasciamo così. Ti piace? Ah, c'è pure la spada. Non andrebbe potenziato. Oh, padrone.
peso 15,8 CE, forza 15, agilità 8 e niente, andrebbe potenziato, potenziando la vita, sarebbe una bestia, sarebbe una bestia di spada, ma noi stiamo usando quella 2, cioè, da quando ho iniziato il gioco sto giocando sempre queste macchine, non ho trovato nient'altro di meglio. A proposito, questa la devo portare pure a più volte. Va bene, e quindi niente ragazzi, questo era il quanto c'era da fare con la pelle scorticata dopo il boss. Quindi adesso, ah, un'altra cosa, ho corretto tutti i joystick, se avete conto. Meno male ce l'avevo in garanzia, se no 70 euro. Mi è stato detto pure che è un difetto che mi fa con tutti i joypad della PS5. Succede questa cosa qua. Oh, l'hanno sostituito. Non va bene così. E dunque. Poi un'altra cosa. Teletrasportati. Sempre perché stavo facendo un giro dall'inizio, eh. Il tempio, questo sta all'inizio là, sala della campana, sepolcro, mulino a vento. Il tempio è proprio lì là dove abbiamo battuto il primo boss, se non sbaglio. Sala della campana. Aspettate un attimo, andiamo qua al tempio un attimino, vedete perché stiamo facendo tutti i giri. Sto cercando di recuperare alcune cose che avevamo tralasciato. Perché ci dobbiamo recuperare. Vi ricordate qua? C'era quella strega malefica. Sbaglio, qua c'era qualcosa, no. Infatti, eccola qua. Hai usato la chiave del templo del pellegrino. Guante della sacra risonanza, abito della sacra risonanza, campana della sacra risonanza. Un'armatura? Sento un po', la testa a forma di campana. L'armatura. Abito della sacra risonanza. Vabbè, castigo e sanguinamento. Una stella quieta. No, vabbè, aspetta. Guante della sacra risonanza. Non si è mai vedere la sacra risonanza, ok. E anche questa ragazza è recuperata. Ok? Ora,
se andiamo a comprare un'arma da lancio devastante. Una balestra, ragazzi, ci compriamo adesso. A colpo multiplo. Bene, ci trasportiamo, sonno di resta. Diciamo che abbiamo recuperato un bel po' di cose. Poi, aspetta, vediamo se... Potenza. Questa qui, questa andrebbe a più 9, giusto, questa qua 4.500, 6, quanto ne ho? 7, a posto, perfetto, quindi adesso ce l'abbiamo 8, scusa, come cazzo è? Perché quella BC è verde per la runa? Ah, ok, sì, perché praticamente allora questa c'ha funziona, aumenta la frequenza del generatore dell'energia. No. Aumenta i danni fisici, inferti con le armi doppie. Aumenta i danni fisici, inferti con armi doppie. Ok, mentre quell'altra... Eppure, perché scusa? Aumenta il valore derivante dall'attributo forza. Aumenta il valore durante l'attributo forza. Sono identici. Forza e le doppie. Forza doppie. Scusa, allora perché sono BC? BC. Ma no, sono uguale, 8-8, allora se la riporto a 9, ho capito. Ma che la portiamo a 9 aumenta. Ok, va bene. Ora. Aspetta, vediamo il compressore. C'è da dirci qualcosa. Niente. Acqui. Chosen bearer of the lamp, like you, I serve. Aumenta i danni d'avvicinamento e la difesa d'avvicinamento. No. E questo?
tizio, avrebbe fatto tutte magie, cose. No, comunque non era qua. Il dono. Non ricordo qua. Eccola qua. La balestra. Questa qui dobbiamo prendere. Forza B, abilità C. Una va potenziata. Si potenzia questa, sì. Comunque, quanto questa è ora. Tre. La spada, agilità 29. Corvo, un bacino da questo. Guarda, non volendo me la potrei prendere. Mi so spara, avrebbe pure potenziato tutto. E devo aumentare pure la velocità, sì, ciao. Ecco qua. Ma ora non so facendo. Ma ti vendo un bel po' di again. Allora. Cose doppie non ne ho, questo. Qua sta roba doppia. Era bella ruota, quindi potenzia. Materiale insufficiente. Ah cazzo, vedete? Diventa B più. Alla fine questa balestra diventerà A o S, ma non mi ricordo. Comunque è strapotente. In più aggiungendo
qui. Vediamo dov'è. Niente, no, certo, tu che la vendevi, l'anello. Ah, you again. Sì. Questo qua. L'anello del Ranger Pumone, questa qua fa aumentare ancora di più i danni. Inflige danni aggiuntivi con arco e balestre. No, se non lo mettiamo, equipaggiamo la nostra bella balestra. Ci toglie ovviamente quello là, però lo andiamo a mettere. Quando ne ho? Ah, giusto, costo. Gli dar di base. Dardi radiosi, dardi della genere, avvicinamento. Fisici e fuoco, fisici e sacri, fisici e avvicinamento. Questo è solo fisici, però costa munizioni 1. Questo invece costa munizioni 3. Quindi se io tolgo... Che cazzo ho fatto? Togli questo. Mettiamo 1 e 3. Questa è la balestra, ragazzi. Questa ve la faccio vedere come funziona. Trasporto delle vestigie e noi dobbiamo ritornare non qua dove eravamo, che dovevamo prendere le scale e salire su alla campana. Bene, vabbè, tanto queste le sfondo subito perché qua è facile. Dobbiamo andare in una zona. Tosta per poterlo provare. Bene. Prendiamo quello per esempio di mira, parliamo di, che ne so, l'avvezzamento. Lo scegliete, X il fuoco, quadrato avvezzamento e poi sparate normalmente con R1 e R2. Quindi spariamo con R1, no R2. Spara 3 alla volta. Fuoco. Questo qui. E si è ammazzato da solo il dirigente. Va potenziata ragazzi. Comunque questa è la balestra. Una volta potenziata, questa arma qua diventa micidiale. Ah! E poi giustamente dobbiamo scalarla, perché scala, vedete, forza B e agilità C. Man mano che andiamo ad aumentarla, il parametro che scalerà di più lo saliremo. Dov'è? Ecco qua. C forza, C meno, agilità B. Balestra, livello 2, quindi pensate ancora quanto si può potenziare. Quindi per il momento la togliamo, era solo per farvela vedere, non per altro.
e rimettiamo la nostra mazza. Sì, ma la vorrei equipaggiare, ragazzi. Ecco qua, a posto. Poi ritogliamo anche questo. Farisce il rigore aggiuntivo. Questo cos'è? Allora, andiamo col tempo, ok. Granate e schiacciette costano meno, munizioni che infliggono danni aggiuntivi, non interessa, infligge danni da poca presenza aggiuntiva. Allora, uccidendo un nemico sarà scritto salute, recupera salute, è una carica scattuita quando è un po' più terribile, no? Lanciare magie, la mano in mano, il nome della comunità, non si sente una mente. Niente, allora devo rimettermi il mio, questo qua. Ok. Ma me devo ricordare soltanto dove cazzo che dovevo mandare. Qua è dove abbiamo battuto il boss. Sì. Se ne rispondiamo non è tanto fanno il standard manco. Gli ho fatto incredibile. Sì, allora abbiamo fatto la strage qua, che abbiamo ammazzato questo, e uscendo da qua noi siamo andati prima di là, ma dobbiamo salire giù. Un'altra cosa. Lo sapevo io. Sto facendo non in umbra là.
Cazzo. Puttana Eva. Figlio di troia, fatti tirare la palla. È morto. Guarda sto barcone. Comunque le vedi hanno fischi. Ah, qua c'è il ponte, ora lo sblocchiamo. Andiamo per qua. Ma guarda. Vai. Tanto maledetto. Armatura del rettore, cura su un diramento. Lettera di sangue. Cazzo è. Lettera di sangue. Una lettera, che può essere? No, non è una lettera. E allora cos'è? No, questa è bella. Ma che cazzo è sta lettera? Ah, eccola! Un'arma barbara delle sentinelle consacrate, progettata per lacerare la carne e soprattutto per spargere sangue ad ogni fondo estendente. Radiosità 12. Minchia. 2,3 pugni. Ah, questa proprio è velocissima. Potenziata pure questa. Tanta roba. Sì, ma fatemi capire, io mi sono... Ah, si sale ancora, ok. Allora, sblocchiamo questo coso. Vediamo dove ce l'ho, dove ci fa... Ah no, non ci gioco, ci fa salire sopra. Io devo andare là prima. Pensavo che mi faceva scendere. Ok, sì, sì, torna sotto un attimo. C'è un'altra strada da là prima. Vogliamo salire da qua prima, dai. Qua si potrebbe mettere il suonino. Thank you.
lo sapevo io. È in due. Si è curato. Niente, si rispondono. Ah, ho finito le munizioni. Sì, ma ti stai curando anche troppo adesso, no? Per un gusto. Non da niente. Perdo di merda, è morto. Siamo morti pure noi però, cazzo. Mo' arrivaci di nuovo qua. Che palle, non potevo mettere assieme. Vabbè, c'è tutto da salire. Mamma mia. Sì, però per esempio, io me ne voglio andare, ma loro mi bloccano, non ci fanno andare via. Torniamo su. A 2000 devo andare. Ma che cazzo, guarda tu, guarda. Cioè, no, assurdo, non è... Volevo fare il salto, ho detto salto, senza andare in ombra. Ma vaffanculo, va. Dai, dai, veloce, veloce, veloce. Il salto va, è proprio una merda il salto. Levatevi, 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 levatevi. Ma quello sta raggiunto da sotto. Mannaggia la...
Beh, io voglio prendere questo altro. Come si cura, va. Maledetto porco. Cazzo le voglio ste cose. Queste magari. Che bastardo. Ma si scende. Ma si già, madonna mia, che macello. Anello del stromboliere. Infligge danno di nemico gli oggetti lanciabili. Buona. Oggetti lanciabili, cioè. Facciamo ancora più danni col martello. Lo proviamo. Forte 24 senza manco caricarla al massimo. Ah, qua c'è un altro ascensore, ci porterà giù. Qua? Perché non uscite fuori, maledetto? È uscita? Niente, si mettono a terra. Ci sono i bastardi là. Sì, vabbè, aspetta un attimo, mo vengo, fatemi vedere prima. Cosa c'è da sto lato? Ah,
Ok, si è aperto la strada. Qua già c'eravamo venuti. Ok. Perfetto. Adesso però sempre pure all'inizio, ci ha ricollegato. Quindi devo andare qua dentro. Mi servono i sacchetti, eh. Lasciale stare, là. Vabbè, laggiù. È solo questo c'era da prendere. Tanto pare sì. Vabbè, adesso... Oh, e adesso l'ascensore. E qua abbiamo fatto tutto. Poi vediamo che cazzo abbiamo preso. Ogni volta a vedere che cazzo hai trovato. Vabbè, questa qua, ok. L'anello. Aumenta la difesa dai danni sacri. 6, 12, 18, 24, 30. Mancherebbero 6 anelli e li abbiamo tutti. Quest'altra. Aumenta i danni fisici. Riduce il valore derivante all'attributo forza però. Ah, aumenta i danni alla postura, sapete qual è? Quando impugno l'arma con una mano, con questa fa ancora più danni. Questa è pure buona. Aumenta i danni dalle armi a distanza e lanciabili, quando sarà con la balestra. Riduce il valore della sua agilità? No. Ok, vabbè. Dai! Ah, va, 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 va. Vi rendete conto? Mo. Già non credo. Mi spingi, là, ascensore. Ah, aspetta, aspetta, aspetta che qua sono sti bastardi. Lo sto sparendo? No. Mi ha messo a posto. Si è suicidato, già di sì. Si è suicidato. Bene. Quindi qua mi sa che abbiamo fatto pure tutto. Telefono, scusate un attimo.
Ok. Quindi, canonica dei fratelli consacrati, nuova aria, ragazzi. Quindi abbiamo recuperato un bel po' di cose, abbiamo trovato finalmente la nuova aria per andare avanti. Là c'è la vestigia. Da morire sei venuto? Bravo. Salto forse. Siamo freschi col salto. E la certezza. Aspetta, che parliamo prima con lui. The rune of a deer is close. I can taste it. Like blood in my mouth. They all want me to give in to despair, but that's for the weak. The rune is mine, always has been, and I'm going to take it back. Let the gods bestow their grace on anyone who tries to stop me, like these fools. Poi There's la no runa. salvation here. No, let Moonstead and every meaningless life in it, but there's no salvation here. Let Moonstead and. Boh, vuole la runa di Adir. Vabbè. Sfida di terrestre, il carbonizzato. Benissimo. Quindi, adesso, un'altra cosa mi sono ricordato. Torniamo qua. Ricordate che il signorino qua vuole il libro? Vuole un libro, dov'è? Questo? Adesso glielo portiamo il libro. Si vede dove? È qua. Nella scorciatoia che avevamo aperto, che però devo andarci in Umbral. Levate i piedi però. Ma non va, ma cavata tra di voi. Bravo. Ok. Qui. Vedete qua, che me l'ero dimenticato. Questo è lui. You'll have to do better than that if you want this lamp, coward. Questo non è un Keep your codardo. distance. I warn you. Il libro è. Vedete che il coso lo seguiva e lui invece è scappato. Lui invece diceva che l'aveva affrontato e che poi lui era scappato. Ok, fatto ciò si dà il libro al signorino. Ragazzi, questo, tutte queste secondarie che giustamente andrebbero fatte per ogni run, se ne sceglie una, due, si cerca di farle, però se volete la prima run, gioco nuovo, però come tutti i Souls, tutti i personaggi che noi troviamo qui hanno inizio una quest. Ecco qua.
There it is. These fresh scuffs. Were they caused by your carelessness? Well, you performed the task required of you, so I suppose I can overlook it. In fact, to show the extent of my gratitude, I'd be glad to fight alongside you at some point during your travels. It's the least I can do. Bravo. Having a decorated swordsman like Andreas of Eb at your side is no small privilege, friend. Treasure it. Having a deck no small privilege. Vabbè, grazie. Io faccio tesoro. Ma siamo a posto. Riposati. Livellino. Livellino. Io devo aumentare l'agilità. Voi dite perché? Sempre per il fatto della palestra. Per quando sarà? Ok, poi teletrasporto, memoriale, eccolo qua, percorso. Ok, diciamo che va bene così ragazzi per il momento, ma sta armatura è diventata bordo, cioè da che era viola, in base alla luce cambia. C'è assurdo. Dell'araldo. È nera, vedete? Ma che cazzo, allora so. Ecco qua, tutta nera. Benissimo. Ok ragazzi, dai, va bene così. Un saluto a tutti e ci si vede al prossimo episodio.